sicuramente si aprono delle possibilità che prima erano negate ai comuni. Faccio l'esempio del mio comune, il comune di Cagliari, nel quale conosco i dati. Noi abbiamo 280 milioni di euro in cassa, bloccati perché non possono essere spesi, soldi delle cittadine, dei cittadini cagliaritani, che con l'allentamento dei vincoli del patto potranno essere utilizzati a favore dei servizi, della riqualificazione urbana, di interventi sulle infrastrutture, sui lavori pubblici, quindi una possibilità che speriamo venga data non solo al comune di Cagliari in questo caso, ma a tutti i comuni d'Italia. Grazie anche alle nuove tecnologie, la possibilità che ogni cittadino comodamente possa conoscere l'attività del comune, attraverso internet, il sito del comune, attraverso la pubblicità degli atti, di tutti gli atti che il comune fa nelle diverse direzioni, compiendo azioni qualche volta anche criticate ovviamente.